just me and my guitar. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Turkens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video ci andremo ad occupare del Fortbet numero 32. Da come potete leggere, questo Fortbet è accessibile indossando il dorso decorativo piccolo amico Kyo nel punto più settentrionale. Come sempre ragazzi, però prima del video voglio salutare un ragazzo che mi ha chiesto di essere salutato. Quindi saluto SG Ninjas, se anche voi volete essere salutati con un commento lasciate l'hashtag salutami. Inoltre vi invito a lasciare un bel pollice in su, a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti gli altri video guida. Inoltre ragazzi vi invito ad inserire nel negozio oggetti il mio codice creatore, il codice Turkens, se i miei video vi sono utili per portare a termine tutte le sfide settimanali del pass battaglia e per trovare tutti i Fortbet presenti all'interno della mappa di gioco. A proposito, qui sotto in descrizione potete trovare il link di tutte e due le playlist, quindi se non sapete dove si trova o come si ottiene un determinato Fortbet, oppure non sapete come si porta a termine una delle sfide settimanali, potete trovare il video nella playlist. Come detto, quindi in questo video ci andremo ad occupare del Fortbet numero 32. Innanzitutto, per ottenere questo Fortbet dovremo arrivare al livello 28 del pass battaglia. Infatti, arrivando al livello 28 otterremo l'amico Kyo. Una volta ottenuto, lo dovremo equipaggiare all'interno dell'armadietto. Così facendo, ragazzi, non ci resterà altro che buttarci all'interno della mappa di gioco. Il punto più settentrionale si trova a nord-est di Crocevia del Ciaffame. Noi, infatti, atterrando qui lungo la costa, abbiamo la possibilità di prendere il Fortnite. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Come detto, lasciate un bel pollice in su, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Come sempre, io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.